Promuovere una pastorale capace di sostenere la famiglia, cellula fondamentale della società, senza trascurare le tante situazioni di crisi e di dolore che attraversa. Questo, in sintesi, quanto emerge dall'Instrumentum Laboris della terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi dal 5 al 19 ottobre prossimi sul tema Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Il documento di lavoro, presentato la scorsa settimana in Sala Stampa Vaticana, si compone di tre parti. Comunicare il Vangelo nella famiglia oggi, la pastorale della famiglia di fronte alle nuove sfide, l'apertura alla vita e la responsabilità educativa. Nella prima parte è stato sottolineato come i contesti sociali contemporanei spingano l'uomo a favorire un comportamento individualista e materialista, nonché la privatizzazione del nucleo familiare. È stata evidenziata quindi l'esigenza di trovare nuovi modi di comunicazione per trasmettere gli insegnamenti della Chiesa, con un occhio di riguardo soprattutto ad una formazione più adeguata degli operatori pastorali. Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto e segretario speciale dell'Assise. Il carattere di questo testo è l'aderenza alla realtà, in tutta la varietà e complessità che essa ha. Di conseguenza direi che è un testo rigoroso, un testo onesto, nel non chiudere gli occhi di fronte ad alcun problema, per quanto inquietante o scomodo esso possa sembrare. Si avverte in maniera unanime e universale nella Chiesa l'urgenza di proporre una visione aperta della famiglia, sorgente di capitale sociale, di virtù essenziali per la vita comune. Nella seconda parte del documento sinodale sono state affrontate tutte le situazioni socialmente critiche a cui la famiglia è costantemente sottoposta. Un'ampia riflessione è stata riservata alle situazioni pastorali difficili, a quelle di irregolarità canonica e alle unioni tra persone dello stesso sesso. In sostanza, l'Instrumentum ha evidenziato che in queste circostanze la Chiesa non deve assumere un atteggiamento di giudice che condanna, ma quello di una madre che sempre accoglie i suoi figli. Il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Il fenomeno delle convivenze e delle unioni di fatto in crescente diffusione e motivato da diversificate ragioni, tra cui quelle sociali, economiche e culturali. La Chiesa sente il dovere di accompagnare queste coppie nella fiducia di poter sostenere una responsabilità come quella del matrimonio che non è troppo grande per loro. Inoltre, la questione dei divorziati risposati che vivono con sofferenza la loro condizione di irregolari nella Chiesa offre una conoscenza reale della loro situazione dalla quale la Chiesa si sente interpellata a trovare soluzioni compatibili con il suo insegnamento che conducano ad una vita serena e riconciliata. Nella terza parte, infine, è emersa l'intenzione di promuovere una mentalità aperta alla vita anche grazie all'impegno civile dei cristiani nel favorire leggi e strutture che sostengano la vita nascente. Ancora l'arcivescovo Bruno Forte. La Chiesa è chiamata ad annunciare la fecondità dell'amore, profondità e ricchezza della generazione dei figli. Ora, il valore della vita viene affermato dalla comunità cristiana tanto a sostegno del valore della sua trasmissione quanto nell'impegno educativo che porta la persona ad apprezzare la vita,